E l'omaggio dell'Istituto Italiano di Criminologia alla città di Vibo Valentia per arricchire il programma di iniziative legate al riconoscimento di Capitale Italiana del Libro. Sono state annunciate nel corso di una conferenza stampa 14 appuntamenti che si andranno ad aggiungere al calendario ancora in allestimento da parte del Comune. Presenti in rappresentanza dell'amministrazione comunale gli assessori Daniela Rotino e Michele Folduto, il professor Renato Federici, docente di diritto costituzionale, insieme al rettore Saverio Fortunato, hanno illustrato l'impegnativo programma che sarà svolto senza denaro pubblico, sostenuto economicamente solo dall'Istituto di Criminologia per amore della città. Gratitudine da parte del Comune di Vibo Valentia per le importanti giornate di qualità, riconoscendo all'Istituto Vibonese di aver sempre organizzato con costanza iniziative come queste che danno lustro alla città. Noi abbiamo pensato di dare un contributo del tutto disinteressato, cioè senza soldi pubblici, senza finanziamenti, le spese se le accolla l'Istituto. Noi abbiamo proposto 14 iniziative che l'amministrazione comunale ovviamente ha condiviso e accettato e ci ha ringraziato, e quindi faremo queste 14 iniziative legate alle materie di insegnamento nel nostro corso di laurea, e presentando i libri che sono adottati come libri di testo per sostenere l'esame nelle varie cattedre con i professori docenti che abbiamo qui nel corso di laurea, per cui si spazia dall'intelligence alla criminologia al diritto penale, al diritto di famiglia, al diritto costituzionale, e poi con l'intelligence avremo un'iniziativa con i nostri professori che sono il generale della NATO Fabio Zinzone e il colonnello della NATO Marco Cagnazzo, che faremo questa iniziativa sulla situazione e la guerra nella fase post bellica. Quindi vedremo. Poi avremo altre iniziative, ci sarà la Bernardini, Nessuno Tocchi Caino, con altri rappresentanti di questa associazione, per dare uno sguardo sulla situazione carceraria in Italia, e poi una lezione magistrale che farò io sulla falsa vittima nel rapporto amoroso, perché ormai i matrimoni, nel momento in cui si arriva al divorzio, chi denuncia per primo sembra avere ragione, non si riesce più a capire i fattori vittimogeni, i fattori criminogeni e individuare la falsa vittima. E così poi altre iniziative.